eccoci qua. Mi sentite? Sì, perfetto. Ok, sì, nel caso io sono lì. E soprattutto c'è finalmente. Sì. L'abbiamo già vista in un filmato, secondo me, molto chiaro. Abbiamo visto le funzionalità alla prova sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista dei filmati. Farei quindi con voi una carrellata molto veloce per soffermarci e sottolineare quindi quali sono le peculiarità. Abbiamo sentito parlare quindi di un sensore da 24.2 megapixel effettivi in formato Nikon FX, quindi 24x36. Il sistema autofocus 39 punti a 9 croci, compatibili fino a F8, anche in questo caso l'abbiamo visto sottolineato nel filmato con l'impiego anche attraverso il duplicatore di focale. I 5,5 fotogrammi al secondo, indifferentemente dal formato, una gamma ISO da 100 a 6004 nominali, amplificabili o comunque estendibili da 50 a 25.000 ISO. Sapete benissimo che tecnologicamente il controllo dei segnali migliora ulteriormente, quindi indifferentemente dai valori che vediamo di cartello, abbiamo un livello qualitativo molto molto elevato, un rapporto segnale disturbo molto molto interessante, ma questo avremo modo di toccarlo con mano e di provarlo. Un mirino, malgrado la compattezza, che mantiene la copertura al 100%, malgrado un pentaprisma, ovviamente in vetro ottico assolutamente dedicato, l'XP3 che ci aiuterà nella costruzione immagini, vedremo velocissimamente le varie potenzialità, il famoso color matrix di Nikon con un sensore da 2016 pixel, il monitor da 3.2 pollici TFT, e questo lo abbiamo visto analogamente alla fasce anche superiori. Ci accorgeremo che su macchine di questo tipo ereditiamo molte caratteristiche dalle fasce anche assolutamente top di gamma e alcune cose che sono molto più apprezzate sulle fasce più basse, beh, non a caso anche peso, leggerezza e compattezza, senza sacrificare la robustezza del prodotto. Infatti in un corpo di lega di magnesio comunque e un doppio slot SD, HDR on camera, non l'abbiamo visto nel filmato ma lo vedremo, il time-lapse movie che direttamente mi permette di programmare l'intervallometro integrato della fotocamera, lasciarla effettuare gli scatti e on camera monta automaticamente il filmato che quindi mi trovo automaticamente già montato con le impostazioni video che ho selezionato dal menu video, e quindi piene potenzialità che abbiamo visto anche sulle top di gamma nella ripresa filmata video, quindi full HD, HD senza vincoli in frame rate e possibilità di registrazione esterna anche attraverso registratori HDMI. Velocissimamente nell'ergonomia il pulsante, la ghiera selettrice con tutti i vari blocchi per poter accedere velocemente ma con sicurezza, un'ergonomia per poter avere una presa molto più salda e comunque bilanciata e leggera, e l'attivazione Live View piuttosto che l'attivazione di registrazione direttamente sul pulsante di scatto per avere quindi a portata di mano immediatamente l'immagine, indifferentemente se statica di una fotografia o di un filmato. Quindi abbiamo detto 24 milioni di pixel, qui riassumiamo quindi la possibilità di utilizzarla in FX o in DX e quindi estendere il potenziale, perché no, anche del rapporto di ingrandimento quando è necessario, sia per quanto riguarda la ripresa fotografica che quella video. Ovviamente viene visualizzata nel mirino l'area e il formato selezionato, e quando la utilizzo in formato DX vi ho già fatto il calcolo, così diventa molto più semplice, stiamo parlando di una fotocamera indicativamente da 10 milioni di pixel anche in formato ristretto. Quindi in 24x36 un file indicativamente di 6000x4000 pixel con tutte le possibilità ovviamente di poter operare anche al di sotto. Vi dicevo, sì, corpo in lega di magnesio ma anche tutte le protezioni per sigillarla maggiormente ovviamente a quelli che sono gli agenti atmosferici o comunque polvere. Vediamo anche sostanzialmente che il peso può essere paragonato molto più facilmente ad una fascia come quella della D7000, si avvicina quindi in leggerezza, ma questo saremo ancora qua insieme, avremo modo di prenderla direttamente in mano e vedere insieme. Il monitor LCD non mi soffermo perché eredita dalle top di gamma tutte le caratteristiche e le peculiarità che abbiamo già visto sia in termini di luminosità che di range di gamut nello spazio colore supportato in sRGB. Anche in questo caso l'orizzonte virtuale è visualizzabile nel display LCD posteriore ma anche nel mirino attivando la funzione nel pulsante programmabile function, quindi nel mirino attraverso l'indicatore dell'esposimetro avere immediatamente la posizione del livello quando ovviamente viene richiesta un bilanciamento dell'immagine. Dicevo quindi mirino
pentaprisma in vetro ottico, quindi assolutamente quindi preciso e luminoso, anche se più compatto. X-Speed sappiamo essere passati ad una generazione 16 bit e quindi la possibilità, anche indifferentemente dalla conversione analogica digitale in output dal sensore a 12 o 14 bit come lo vado a selezionare, viene fatta on board a 16 bit e questo aiuta moltissimo anche nel controllo del segnale, a parte tutti gli aspetti hardware di riduzione del rumore, comunque mantenimento del livello qualitativo che insomma avremo modo di vedere. La potenzialità ovviamente di X-Speed ci permetterà le altre funzioni che abbiamo citato velocissimamente, ovviamente di elaborazione HDR on camera piuttosto che il montaggio movie direttamente on camera. Un veloce confronto con una D700 aggiunge ovviamente tutte le potenzialità video più la risoluzione, maggiore range dinamico, quindi indubbiamente ci troviamo su una fascia di prodotto che ha apportato moltissime novità. Anche il sistema esposimetrico è accresciuto sia attraverso X-Speed, perché sappiamo benissimo adesso concorrere anche alle potenzialità autofocus del prodotto. L'autofocus e l'esposimetro in una macchina di altre generazioni erano due cose ben distinte, ognuno faceva il suo mestiere, ma già da tempo ci troviamo ad uno scambio di informazioni, quindi l'esposimetro quanto più è capace a distinguere nel dettaglio le informazioni cromatiche, tanto più può diventare efficiente l'inseguimento del soggetto attraverso le aree dinamiche della messa a fuoco, quindi è un lavoro di gruppo dove ognuno fa la sua parte e il risultato finale è sicuramente il risultato del lavoro di tutti. In sintesi, tutte le potenzialità autofocus che già conosciamo, sulle top di gamma abbiamo una quantità maggiore di aree, in questo caso gestiamo 39 punti con i 9 a croce, dove possiamo selezionare ovviamente il punto singolo e tutti i criteri dinamici sui quali non mi soffermo perché non c'è nessuna differenza rispetto anche alle ammiraglie e alle top di gamma. C'è forse da sottolineare, lo vedremo anche dopo, indubbiamente la trovata compatibilità, quindi l'estesa range di operatività, perché può operare fino a meno 2V il sistema di messa a fuoco, quindi in condizioni di bassissimo contrasto, di poca luminosità, ma abbiamo detto che i sensori sono compatibili anche con luminosità F8 equivalenti, quindi posso mettere un obiettivo per esempio di luminosità 4, duplicarlo e mantenere le prestazioni AF che fino a tempo addietro su questa generazione non era possibile, per fare in modo a questo punto, come abbiamo visto sia nella fotografia naturalistica che nelle altre, di poter operare tranquillamente. In live view le potenzialità autofocus sia in messa a fuoco singola che continua, dove posso richiedere alla fotocamera manualmente l'area selezionabile o attivare face priority per quindi chiedere alla macchina fotografica di seguire il soggetto in movimento piuttosto che un qualcosa legato al colore, e queste sono potenzialità che possono essere ritrovate nel abbiamo detto 5,5 fotogrammi al secondo, indifferentemente dal formato, indifferentemente dalla tipologia di salvataggio JPEG, RAW, 12 o 14 bit, quindi tiene potenzialità fino a 5,5 fotogrammi al secondo. Il flash integrato, non mi soffermo, le potenzialità che ben conoscete già sia in termini di numero guida che di copertura, che supporta la potenzialità Nikon di modalità commander, cioè poter attivare il flash incorporato per pilotare in wireless il sistema Nikon di altri flash e quindi comandare direttamente dalla fotocamera, sia ovviamente per impieghi scientifici che in tutta quella che è la creatività di illuminazione a luce flash assolutamente versatile. Abbiamo detto l'HDR on camera che con una singola attivazione dell'otturatore cattura due immagini con il differenziale V che ho selezionato dal menu e quindi posso estendere la latitudine, e anche in questo caso non ho due foto ma ottengo un'immagine che è la media ovviamente calcolata on camera della doppia esposizione. L'abbiamo già visto, il time lapse in parte nel filmato, e abbiamo detto anche il ritocco on camera. Ricordo fra le tante classiche
ritocchi artistici vari, raddrizzamenti, cose non necessariamente banali, ma forse un pochettino più normali. Ricordo anche l'importanza dello sviluppo RAW on camera. Voi tutti sapete quanto sia importante il livello qualitativo della demosaicizzazione e dello sviluppo RAW, indifferentemente dal software che è indispensabile poi in fase di lavorazione. Beh, a tutti gli effetti cominciamo a avere il motore di sviluppo di un Capture NX2, cioè del software evoluto di Nikon, direttamente on camera, perché basta selezionare dall'opzione il file RAW e a questo punto decidere i vari parametri di sviluppo, così con uno scatto RAW on camera poter richiedere una copia magari in bianco e nero, una copia con una correzione cromatica piuttosto che correzioni di qualunque altro tipo, quindi sviluppo on camera piuttosto che effetti creativi. Vi ho riportato uno fra i molteplici a disposizione, che è il classico effetto miniatura, che sta andando anche molto di moda attraverso i vostri canali. Nell'editing video la possibilità di marcare con dei mark o tagliare ovviamente la testa e la coda eventualmente. Abbiamo già visto il doppio slot e l'impugnatura opzionale, che ci permette di estendere l'autonomia ma soprattutto di poter raggiungere anche lo scatto verticale. Anche questo in lega di magnesio, e selezionando l'alimentazione ovviamente l'esposimetro potrà darci tutte le informazioni corrette. Abbiamo detto, entriamo nel mondo video, piene potenzialità, doppio formato selezionabile, FX o DX, indifferentemente dal livello qualitativo del frame rate selezionato, questo offre maggiore ovviamente libertà, abbiamo visto, la possibilità di collegare eventuali registratori esterni nell'uscita HDMI per poter permettere anche volendo una registrazione Full HD senza compressione o comunque con le caratteristiche del videoregistratore, del registratore HDMI che vado a collegare, la presa microfonica, quindi per un controllo completo anche dell'audio hi-fi, monitorabile sia sul display posteriore che attraverso l'indicatore a picchi sul display posteriore, scusate, così come ovviamente il monitoraggio in cuffia del segnale audio che si va a registrare. Beh, i comandi, quindi ingresso microfonico, cuffia, presa USB mini standard, uscita HDMI e presa per scatto remoto piuttosto che l'accessorio Nikon del modulo GPS Nikon GP1. L'avevamo già introdotto con la Nikon D3002, lo ritroviamo anche su questa macchina. Varia il modello perché è il V1B, semplicemente perché il connettore della 3002 al corpo camera è diverso, questo è nello standard USB, che ci permette, così come con la D3002, di dialogare con palmari e smartphone. Molti di voi avevano giustamente chiesto, fino a questo momento si parlava quasi esclusivamente di compatibilità con sistema Android, era solo una questione di tempo. A breve avremo comunque entro fine anno la compatibilità anche ovviamente finalmente con iOS, quindi indifferentemente dalla piattaforma, dal sistema operativo. Due potenzialità: quella di poter scattare tranquillamente sulla fotocamera e in wireless ricevere e trasmettere le immagini sul dispositivo per uploadarle, per condividerle in rete o comunque per fare quello che il dispositivo ci permette. L'altra modalità invece è di controllo remoto per poter vedere, e questo lo ritengo molto interessante, poter vedere distaccato dalla fotocamera quello che è il live view, quello che la fotocamera sta inquadrando in quel momento, quindi poter governare a distanza, vedere e quindi attivare lo scatto fotografico per tutte le altre possibilità. Ci troviamo di sicuro quindi di fronte ad una fotocamera che cambierà le regole del gioco, perché integra nuove funzioni, nuove potenzialità all'interno del mondo sia fotografico che quello video. Abbiamo infatti introdotto l'argomento video e io ti raggiungo intanto, perché vorrei un applauso per Beppe Maio, perché come la sa lui non la sa nessuno, e questo permettimelo. E poi perché giustamente introducendo il mondo video, e ti faccio una domanda io, giusto per i primi con la D90, e ok, adesso poi c'è stato un periodo un po' dove si è lasciato il corpo lasso, come direbbe,
Adesso vi state facendo ben largo, cioè sono tante le attese su questa di 600. Assolutamente sì, e dal punto di vista video possiamo parlare indubbiamente professionalmente nel settore che potrebbe essere quello anche solo della cerimonia, ma io penso a questo punto di lasciare la parola a te. Lasci soltanto la parola a me perché, no, resta con me che usciamo insieme e ci godiamo il video. Perfetto. Perché giustamente parlavamo di video e Nikon ha iniziato alcune collaborazioni con registi più o meno importanti. Vediamo di chi si tratta. Facciamo così lo svegliamo.